Ha già risposto, quindi c'è opposizione. Questo è un suggerimento. Un suggerimento. Scusi, Presidente, io non sono mai intervenuto, però mi permetto di far osservare che il collaborante ha già risposto. Ha detto che l'incontro si sarebbe verificato in un certo capannone, in un certo pomeriggio, dove c'erano altri, eccetera, eccetera. Poi vedremo sulla credibilità di questa circostanza. Però ha già risposto, peraltro ha risposto anche ad un'altra delle domande relativamente a quelle poste dal pubblico ministero, quando ha detto c'erano altri presenti alle riunioni e il teste ha detto, chiamiamolo teste, ha detto no. Quindi il ritornare su questa domanda, ma qual è l'ulteriore domanda? A me sembra non del tutto. Qual è l'ulteriore domanda? Io già l'avevo fatto. Se lo vuole ripetere. Avevo chiesto se ricorda dove ha incontrato il Marsiglione. Questa è la domanda. A questa domanda aveva già risposto. Peraltro il pubblico ministero aveva fatto un'altra domanda successivamente, dicendo a proposito di queste presunte riunioni, se a queste riunioni vi erano presenti altre persone rispetto a quelle che già aveva menzionato. E il collaborante lo ha escluso categoricamente con un no. No, il collaborante non ha escluso, domanda, detto non ricordo. Alla prima domanda può rispondere, poi vediamo la successiva. Lo ha escluso. Aveva già risposto. Ha detto, lei ricorda se c'erano altre persone a queste riunioni, se erano presenti altre persone? Ha detto no. In quella occasione non ricordo, avvocato. Se no possiamo sentirlo nuovamente, basta portare la bobina un po' indietro. Ma in quell'occasione no. No, non in quell'occasione, lei ha detto qualcosa di diverso. Si era scelto quel sito e quando noi ci riunivamo non c'erano altre persone al di fuori di quelle che lei ha già. Quando ha finito, avvocato Marino, poi possiamo ripigliare. Ma io gradirei che questo invito mi venisse fatto dal signor Presidente. Dico, per quanto riguarda la prima domanda, può rispondere alla prima domanda. Io l'ho incontrata alla VAR. Per la seconda dovete sentire il verbale. E basta, poi l'ho incontrata nel capannone. Lei in data 30 marzo 94, allorché va a riferire di queste riunioni svoltesi alla MAFA, con un riferimento ai partecipanti, ebbe così a dire: in tali locali spesso si tenevano riunioni con la partecipazione di Aldo Ercolano, Alfio Fichera, Eugenio Galea, sì. Santo Battaglia, Marcello D'Agata. Io parlavo in quell'occasione. Quell'occasione poi ci siamo andate diverse volte, poi doveva essere solo io, Aldo e Marcello e Santo, poi poteva essere. Ultimamente quando è stato fatto dei fratelli Marchesi ero io, Arcidiacono, Aldo e Santo Battaglia, non c'era Marcello. Cioè, sono diversi episodi, io non posso dire in quel periodo c'ero, in quel periodo non c'ero. Poi c'è stato quel periodo, c'è stato Galea, Fighiera, sono diversi giorni. Com'è? Poi io le avevo chiesto, così abbiamo chiarito, le avevo chiesto Avola se ricordava di altri fatti relativi all'arcidiacono. Sempre in quell'occasione, con riferimento alla... al tentato omicidio di uno dei Giordano, ebbe così a riferire. Presidente, c'è opposizione, il nome Giordano non era stato fatto precedentemente. Il collaborante Avola non era stato in grado di indicare il nome di questi soggetti. Pigliaro, Giordano, va bene. Grazie per la precisazione, avvenuta. Comunque, avvocato, è una contestazione, quindi... Può mettere di essere suggestiva questa, non voglio entrare in polemica, poteva però evitare di rendere suggestiva la contestazione. Avvocato, sto procedendo ad una contestazione per il semplice fatto. Presidente, allora gradiremmo che ci avvisasse quando procede a una contestazione. Volevo soltanto evitare di leggere tutto il fatto. No, siccome è generale, lei prima dica che è una contestazione e poi procede. Ma per quanto mi riguarda l'indicazione della data, lei ha dichiarato in data col foglio davanti, significa una contestazione. Signori miei, non esageriamo.
No, Presidente, piuttosto... Poi il fatto che sia scappato il nome non mi pare che sia così grave lapsus. Quindi procediamo. No, Presidente, chiedo scusa, no, il problema è se la contestazione si può fare con un fatto che non si ricorda. No, che questo è stato risolto in senso affermativo, Avvocato Di Giorgio, e non soltanto da questa Corte. Ricordo male. E chiaramente è il discorso che c'è una situazione, si rileva una situazione psicologica diversa da parte del dichiarante. Se ne può inferire una situazione psicologica diversa, c'è sicuramente una situazione mentale con riferimento alla memoria che è diversa. Ma questa è una e quindi con la contestazione se ne dà atto. Presidente, che la contestazione possa essere utilizzata per richiamare alla memoria dichiarazioni precedenti, su questo dovrebbe essere pacifico. Il parlamento è estremamente psicologicamente va risolto in questo modo e così ci uniformiamo. Tavola, in data 30 marzo 94 ebbe così a dichiarare: debbo comunque dire che in quest'ultima occasione il fratello del Giordano riuscì a salvarsi anche se rimasto paralizzato a seguito delle ferite. Ho fatto riferimento, per collocare nel tempo l'incendio provocato al Marsiglione, all'omicidio del Giordano, Giovanni Tropea e Raimondo Maugeri, che avevano partecipato a tale omicidio. Sì. Temendosi... Mi sono distratto, signor Presidente. Che cosa c'entra Marsiglione in questa questione? Oh, lei ce l'ha il verbale davanti, Avvocato, io no. No, no, cosa sta facendo una contestazione? Perché purtroppo questo... Ah, sta leggendo. Temendosi una reazione nei confronti degli autori dell'omicidio, tra i quali vi erano anche Angelo Santapaola, Giovanni il Mongolo e Santo Battaglia, fratello di Santo, io e Franco Salaro, quest'ultimo armato, accompagnavamo Santo Battaglia, Giovanni Tropea e Raimondo Maugeri per non lasciarli soli. Armato però con il portatarmi. Presidente, le chiedo scusa preliminarmente, non vorrei sbagliarmi, ma questa dichiarazione che ha letto il Pubblico Ministero non è indicata fra quelle depositate, perlomeno fra quelle depositate e indicate nello schema, prego? È depositata. Le chiedo scusa. Solo per questo ha fatto riferimento direttamente al Giordano per evitare di leggere tutto il passo precedente, il che aveva scandalizzato, ma... Ha ricordato l'episodio in cui era armato? Sì. Signor Pubblico Ministero, le chiedo scusa, mi può dire nuovamente la data del verbale? 30 marzo 1994, ore 18:30. 30 marzo 94, 18:30. Allora. Che foglio è, signor Pubblico Ministero? Ce l'ho. Mi deve dire dal foglio. Avvocato, io ho per estratto, diciamo, parti di verbali, quindi i fogli comunque dovrebbero essere 3, 4, 5, 6. Dovrebbe vedere fra questi fogli. Sì, sono 6. Però se lei non mi dice, come faccio a seguirlo? Le chiedo scusa, Avvocato, cercherò di essere più esaudito. Tavola, lei sa se l'arcidiacono ha fratelli? Sì, perlomeno lei aveva uno. Perché ha detto aveva? Perché è stato assassinato in una rapina. Lei ha mai saputo come fu assassinato? Ma fu assassinato da lui stesto. Perché da lui stesso chi? Da arcidiacono, perché subendo la rapina lui è esploso a diversi colpi di pistola e ha colpito il fratello. Però la polizia ha arrestato un certo Mimmo La Rosa, Salvatore Scuderi e un altro ragazzo. E lui aspettava questa vendetta da anni. E poi ha assassinato Mimmo La Rosa. Ma suo fratello l'ha ucciso lui stesso. Non si è dato mai pace per questa cosa. Siccome questo era vicino a Natale di Raimondo, Mimmo La Rosa,
Tanto aspettato fino a che si è potuto fare. Lei ha mai sentito parlare della Banca Popolare Santa Venera? Non lo so in che cosa riferisci Banca Popolare Santa Venera. La banca è? Sì. Come ha detto Avola? Non ho capito, la banca è una banca, e allora? Non lo so in che cosa... Della Banca Popolare Santa Venera di Acicastello. Lei vi si è mai recato? Io ho fatto anche le rapine alla Santa Venera. Quando ha fatto la rapina, Avola? 82, 83. L'ha fatta da solo o con altre persone? Con altre persone. La ricorda? Qualcuno così. Le può indicare? Salvatore Scuderi. Non mi ricordo, in realtà eravamo ragazzi. Arena Giovanni lo conosce? Sì. Sa se fa parte di qualche organizzazione? So che era vicino a Claudio Sanberto. Al Passotto. Claudio Samperi che ruolo aveva nell'ambito dell'organizzazione? Aveva un ruolo nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola? No. Lei conosce gli uomini d'onore dell'organizzazione del Santa Paola? Sì. Lei sa se il Samperi era uomo d'onore? Sì. Sa quando venne fatto uomo d'onore il Samperi? 85. Ricorda quando le fu presentato? 86. Dopo che venne nominato uomo d'onore, sa se se nell'ambito dell'organizzazione Santa Paola si è occupato di qualcosa? Lui, Sambere? Sì. Sambere era, trafficava in droga, usura, si faceva i suoi omicidi, sempre per parte dell'organizzazione, rapine e basta. Lei ha detto che questo Giovanni Arena era con Samperi. Sì. E poi ha aggiunto Malpassoto. Malpassoto. Le volevo chiedere, il Samperi operava, una volta divenuto uomo d'onore, operava per conto del Malpassoto o operava per conto del Santa Paola o tutte e due le cose? Tutte e due le cose. E che lei sappia, il Giovanni Arena ha avuto rapporti con l'organizzazione del Santa Paola? Sì, ha fatto qualche omicidio insieme a Claudio, ha partecipato all'incendio della standa. Lo curava Claudio, cioè ce l'aveva vicino Claudio. Con tutto che lo stipendio lo andava a prendere, mi sembra, a Montepò, a Natale. L'Arena? Sì, se non mi sbaglio. Come lo sa questo? Ma non mi ricordo chi me l'ha detto che andava a Montepò a prendere lo stipendio. Lei ha detto che ha partecipato a qualche omicidio, ricorda quale? Ma lì è andato insieme a quello dei Pigliara, come dice lei, Giordano. E poi qualche cos'altro che gliel'ha fatta fare solo Claudio a Mascalucia, che non... Lui con qualche altro ragazzo, Edoardo Codispoli. E queste notizie lei come le ha prese? Ma a me le raccontavo, dico sempre purtroppo, ma me le raccontavo. Raccontava chi?
Ma se mi trovo a parlare con Aldo, allora con Claudio stesso, Marcello, cioè se uno dice ma chi è stato? No, non veniva così difficoltoso a dire chi era stato. Come si sapevano le mie cose, io sapevo quelle degli altri. Cioè, quando si parlava di omicidi si parlava con una facilità enorme. Se uno guadagnava qualche 100 milioni si nascondeva, ma quando era di omicidi tutto normale, si poteva parlare, solo di soldi non si parlava mai. Senta, mentre la partecipazione dell'Arena alla vicenda Standa, come ne ha cognizione? Ma io l'ho saputo, ero lì al Modena, venivano e ne parlavano di questa vicenda Standa, benzina, cose, con Claudio, e poi avvicinavo lui, parlavo con Marcello. Ricorda chi ne ebbe a parlare? Ma è anche Giovanni Arena stesso. Dopo o prima del fatto? Anche dopo del fatto. Ne parlò, era lei presente specificamente? Sì, quando è venuto al Modena c'ero presente anch'io. Mi sembra o c'era? No, c'ero, ma poi Giovanni Arena era un pochettino, non lo so come definirlo. Era una cazzona, non lo so come definirlo, lo diceva delle stupidaggini certe volte senza senso. Era un ex ladro di macchine fino a un anno prima, cioè, lo faceva solo per campare i suoi figli, aveva qualche 8-9 figli, da 1 a 9, in fila. Cioè, non era. L'hanno strascinato in questa situazione, va? Questi omicidi, queste cose. Non, secondo di me, un'opinione mia, non era neanche tagliata. Senta, lei ha fatto riferimento alla guerra con i Ferrera. Sì. Ricorda qualche omicidio in particolare consumatosi durante questa guerra? Io ne so un paio, anche se non ho partecipato direttamente, che non ho voluto partecipare. Li menziona soltanto quali sono? Io ho partecipato, abbiamo organizzato la strage, dopodiché mi sono distaccato. E la strage cosa intende? Quella del Mondeschel, dove c'era Calì. Dopodiché si sono fatti altri omicidi. Se li può menzionare, se li ricorda? Di Melo Basista, che si è interessato anche a Claudio, con Salvatore Pappalardo, Aldo Ercolano. No, dica soltanto i nomi delle vittime. E non me lo ricordo il cognome, Melo Basista lo chiamavo. Ricorda altri vittime sì, di questa guerra? Poi c'è stato quello di Colombrita che l'ha fatto. Soltanto il nome della vittima, però. Colombrita, sì. Della vittima, no? Dei killer. Sì, della Colombrita, poi c'è stato un altro ragazzo da Cicatena. E poi. Lei ha mai conosciuto, sentito parlare di Maurizio Romeo? Maurizio Romeo. Maurizio Romeo chi sarebbe? Era un gruppo dei Ferrera. È stato assassinato da Cicastello. Lei ha mai saputo chi sono stati gli autori di questo omicidio? Sì. Posizione, Presidente. Posizione, ma lo so. È una posizione preventiva? No, ha risposto sì, l'ha saputo sì. Ora si aspetta l'ulteriore domanda. Stava per dirle, noi ci opponiamo a che si indicano i nomi degli autori. Probabilmente non è stata percepita la domanda. La domanda è stata, lei sa chi sono gli autori? Opposizione non è preventiva, è tempestiva al 100%. Per evitare che arrivi troppo tardi questo omicidio, Romeo. Vabbè, comunque rimaniamo nell'ambito della contestazione. Procediamo subito. Procediamo ad altro. Lei ne aveva già parlato anche all'orchestra do sentito a Bologna, nel processo Santa Paola più 3. In ogni modo, nel verbale, nelle sue dichiarazioni del 28 aprile 94, ore 11:20, pagine 2 e 3, anzi esattamente pagina 3, in occasione dell'omicidio di Maurizio Romeo aveva scusi, anche. Mi scusi signor pubblico ministero. Sta facendo una contestazione, avvocato. Non capisco, lei non ha avuto ammessa una domanda, fa una contestazione dopo un'ordinanza. Ma che la sto facendo per il semplice non ammette fatto. Mi scusi, non comprendo. È proprio per questo non comprendo. Se mi fa spiegare le faccio comprendere. Poc'anzi ho chiesto. La sua contestazione si riferisce allora alla domanda, non all'ultima, ma alla penultima.
Alla esatto? Certo, prima io volevo evitare di procedere alla contestazione ponendo la domanda in quella maniera, visto che non è stata ammessa, allora procedo direttamente alla contestazione. Avevo chiesto. No, scusi, continua, mi scusi, questo continua a non capirlo. Cioè, se si tratta degli autori dell'omicidio, lei non può né porre la domanda né fare alcuna contestazione. Se allora, si tratta di altro, evidentemente scusate un momento, perché sennò non so dove andiamo a finire. Io l'ultima domanda che ho percepito è: lei ne conosce gli autori? Risposta: sì. Risposta: sì. No, signor Presidente. Non questo io ricordo, avvocato, e se lei non la soddisfa possiamo risentire il verbale, ma credo di esserne certo. Per cui la domanda successiva, se si voleva proseguire l'indagine, e li dica questi nomi. Allora c'è stata un'opposizione preventiva e tempestiva, se la domanda doveva essere quella, e si è fatto rilevare che in questa sede non stiamo procedendo per l'imputazione di omicidio, di questo o di quell'altro omicidio a carico di Tizio Di Caio, per cui si è fatta questa posizione che io devo ammettere, perché il metodo che abbiamo seguito sinora è stato questo. Ora la contestazione che cosa riguarda? La contestazione riguarda la domanda in precedenza rivolta all'Aula, cioè se conosceva di fatti specifici dei quali si era reso responsabile l'Arena Giovanni. Ne aveva menzionati alcuni, chiaramente non aveva ricordato altri episodi di cui aveva riferito, e proprio per questa ragione stava procedendo alla contestazione. E si tratta di fatti omicidiari? Sì. E allora non può essere fatta la contestazione. Chiedo scusa. Non può essere fatta la contestazione sui fatti omicidiari, dal momento che... Ora stiamo tornando al discorso della singola posizione? No, non certamente, Presidente. Ho capito. E allora, per le singole posizioni abbiamo fatto anche questi discorsi sono stati ammessi, questo tipo di domanda è stata ammessa, quindi può rispondere, rigetto l'opposizione. Può fare la domanda diretta però al pubblico ministero prima della contestazione. Sa se Giovanni Arena ha partecipato all'omicidio di Maurizio Romeo? Sì. Posso, Presidente, anche per saperlo? No, perché Arena non mi riguarda e non mi permetterei di intervenire. Sì. Se si dovesse chiedere, il mio difeso è Caio. Si accoglie l'opposizione quando si parla di un certo omicidio in cui io so Caio c'entra. Poi si passa alla posizione. Caio ha commesso questo omicidio. In ordine al ruolo non possiamo. Atti poi possono trasferirsi nell'altro processo, possono far prova di responsabilità a carico di Caio. Perché se così è, io a questo gioco non ci sto più. Mi rendo conto. Io non ho inteso. Allora, la posizione, io la seguo e la condivido, che in linea di massima questo ragionamento possa valere. Se io difendo Caio e stanno parlando di un omicidio in cui io so e la Corte no, è implicato Caio. Bene, faccio l'opposizione, la Corte l'accoglie, dopodiché si dice, quando si parla di Caio come singola posizione, Caio ha commesso questo omicidio, sì, questi verbali poi si trasmetteranno, perché è prevedibile, nel processo Orsa 1, Orsa 3. Al che mi chiedo, io a questo gioco devo starci, questo difensore non ci sta. Sarà l'opposizione. Signor Presidente, in ogni caso bisognerebbe usare un metodo che riguarda il ruolo che sia uguale nell'ambito per le parti in causa. Dell'associazione e quello che è stato fatto sempre nell'interesse dell'associazione, quello che il singolo imputato ha fatto nell'interesse dell'associazione. Se questo è un processo per stabilire se vi è o non vi è un'associazione, a questo ci dobbiamo fermare. Perché qua non si tratta di individuale eventuali ruoli, qua si tratta addirittura di appioppare responsabilità non incontrabili. Dove, avvocato Marino, in questo processo responsabilità non se ne possono appioppare, perché c'è il limite della contestazione. L'autore lei conosce gli autori, lei conosce. Scusi Presidente, abbiamo individuato già da tempo qual è la problematica, l'abbiamo verbalizzato, ci abbiamo ragionato sopra e abbiamo seguito questo metodo e lo continuiamo a seguire. Non si capisce poi perché abbiamo preso una strada che non è quella maestra, ecco qual è il concetto. Non è per capriccio, lei lo sa benissimo. E lo so, tante volte la stanchezza. Presidente, io mi permetto invece di far osservare una questione che io ritengo estremamente importante.
precedentemente si è fatta una contestazione da parte del signor pubblico ministero a proposito di una risposta data o non data e poi arridata, come direbbero qui a Roma, e si è richiamato il verbale interrogatorio del 30 marzo del 1994, ore 18:30. Si dà il caso che il verbale che è stato già precedentemente depositato contiene degli omissis, sicché probabilmente il collega che mi aveva precedentemente preceduto nell'intervento ritengo che abbia perfettamente ragione nel dire che la contestazione non è possibile poterla introitare, perché innanzitutto bisognerebbe stabilire o stabilirsi se la contestazione riguarda una parte omissis, ovvero riguardi una parte che, depositata così come da verbale eccetera, sia stata presa in considerazione dalla difesa degli imputati o meno. Quindi io prego la Presidenza, al fine dell'accertamento e della verità e di una par condicio, questa parola ormai, questo termine ormai inflazionato, che certamente vuol dire tante volte che non vi è, o perlomeno denuncia il fatto che non vi sia una certa parità, di verificare se il verbale al quale ci si riferisce quando si fa la contestazione riguardi una parte omissis oppure una parte assolutamente leggibile perché già depositata dal pubblico ministero. Mi pare che la contestazione fatta dal signor pubblico ministero in udienza riguardi una parte omissis. Mi piacerebbe moltissimo sapere che non è così. Dunque, Presidente, a seguito della richiesta dell'avvocato Catania sono stati depositati senza omissis i verbali del... Sono state volte che con tutto non rimangono ancora degli omissis, questo devo dire. A seguito della richiesta i verbali del 9 marzo 94, 25, eh sì, avvocato Marini, un attimo, gli sto anche quello del 30 marzo. Allora cominciamo. Discutere su questo, 30 marzo 1994. Eh sì, è stato depositato senza la parte omissata da lei a seguito della richiesta dell'avvocato Catania, nella parte in cui i verbali facevano riferimento a precedenti dichiarazioni già depositate. Presidente, ritengo che credo che siano, per chiarire i termini della questione, io avevo individuato parti di verbali a cui si faceva riferimento a imputati e imputazioni non depositate e avevo fatto un invito a ritenendomi altrimenti leso nella facoltà di svolgere il mandato difensivo. In questa misura i pubblici ministeri hanno ritenuto di dover accogliere questa richiesta e hanno depositato dei verbali. E qui credo che ci sia anche questo. E quindi stamattina questo discorso, signor Presidente, oggi pomeriggio, allora ci si dica come si può difendere. Va bene, Presidente, abbiamo preso l'altra volta che non c'era anche su un'aula. Questo punto è stata sollevata la questione questa mattina e abbiamo deciso che si procedesse ugualmente, signor Presidente, e che nel corso dell'esame dell'imputato il pubblico ministero procedesse al deposito e le parti interessate procedessero a esaminare il materiale depositato. No, Presidente, non penso che si debba comunque avere ragione sempre e noi della difesa degli imputati avere torto comunque. Sì. No, avvocato Marino, qual è torto qualunque? Qua il discorso è che no, lei ha verbalizzato le sue considerazioni. Io mi sto richiamando a una mia decisione di questa mattina. Ci sono delle ragioni che prevalgono su altre ragioni. Non è che c'è chi ha ragione e chi ha torto. C'è da scegliere fra interessi contrastanti ugualmente tutelabili. Quindi tutti abbiamo ragione. C'è una ragione che prevale su un'altra ragione. Dopodiché, per favore, procediamo e non perdiamo altro tempo. Non che sia tempo perduto, quello che serve a precisare le nostre posizioni. Io però dico che da questo momento in poi diventa perduto. Presidente, desidero avere la parola, se possibile. Avvocato Pisarca. Non è perduto, Presidente, io vorrei concludere, se consente. Ecco. Allora,
La contestazione a mente dell'articolo 503 comma quinto si può fare in quanto effettivamente vi sia un deposito preventivo e vi sia altresì un controllo relativamente al fatto che quel verbale contenga una dichiarazione. Sino ad ora lei che cosa ha detto, avvocato? Ci ha raccontato, scusi avvocato Marino, a fronte di questo. Sino ad ora lei che cosa ha detto? Cosa diversa? Sto dicendo, no, da questo momento in poi la questione diventa una perdita di tempo. Sto formalizzando quello che è il mio dispositivo. Ma perché la deve formalizzare se già l'ha fatta? Scusi, per il richiamo al numeretto del codice, ne possiamo fare a meno. Lo sappiamo tutti queste regole. Allora, secondo la Presidenza il discorso è superato, sì, perché stamattina è superato dai fatti. Perché stamattina il pubblico ministero, per l'esame che si fa oggi pomeriggio, ha depositato. È quello che sto dicendo. Vabbè. Ne prendo anche. Anzi, che dico da 10 minuti a questa parte sulla questione. Sì, faccio presente che sono stati depositati anche verbali di fascicoli del dibattimento. Vabbè, avvocato Rapisardo. Presidente, io vorrei far presente, e sul punto chiedo che i pubblici ministeri diano dei chiarimenti, che a noi è stato recapitato un verbale che reca la data del 30 marzo 1994, ore 18:30, comparandolo con altro verbale dello stesso giorno, stessa data, ci accorgiamo che si tratta di due copie diverse. Avvocato, sarà giorno, un verbale ora, della mattina e un verbale del pomeriggio. Avvocato. Prego. C'è un verbale 16:30 probabilmente. No, un verbale... guardi, no, dottore Bertone, sono due verbali che iniziano con la data 30 marzo 1994, ore 18:30. Io sul punto gradirei avere. Com'è possibile che ci sono due verbali delle 18:30? Scusi, ce li ho io. Scusi, Presidente, Presidente, volevo comunque comunicare quali sono i verbali depositati senza alcuni omissis che prima contenevano, li voglio specificare. Precisiamolo, sì. Grazie. Presidente, con riferimento a questa affermazione dell'avvocato, fatta più per amore di polemica che per effettiva non comprensione. No, amore di polemica io lo chiamo, perché se lei. Comunque si tratta del. Ecco, si tratta dello stesso verbale, semplicemente che uno è il verbale in copia della copia del verbale, l'altra è la copia del verbale però computerizzata, se così mi si passi l'espressione, e quindi ovviamente la forma è diversa. C'è una copia conforme, quindi si tratta dello stesso verbale. Comunque i verbali interrogatori sono quelli resi in data 9 marzo 94. Possiamo continuare, Presidente. Ma per favore un po' attenzione, signori. Signori, un po' attenzione. Pubblico Ministero, i numeri di questi verbali. Allora, sono i verbali interrogatorio del 9 marzo 94, 25 marzo 94. Sì, avvocato Merino, allora, 9 marzo 94, 25 marzo 94, 30 marzo 94, 19 aprile 94, e 22 aprile 94, sono materialmente a disposizione dei signori difensori. Verbali erano già stati depositati con gli omissi? Sono stati tolti alcuni omissi a seguito della richiesta. Precedentemente, dico, erano stati inseriti. Sì, avvocato. Ma noi dobbiamo controllare. Allora, signori, a questo punto dobbiamo riprendere. E per favore, per quanto riguarda il discorso del metodo, perché bisogna anche tranquillizzare quanti hanno del processo una visione apocalittica come quella dell'avvocato Franco Russo,
anche se è un verbale in cui c'è un dichiarante, scusi, per favore, avvocato Rosso, solo per dire che ha azzeccato il termine, la voleva ballare, no. Poi la visione apocalittica. Non è il solo. Allora dico che per tranquillizzare quanti come lei hanno questa visione, anche se viene uno qui e ci dice che Tizio ha ammazzato Caio in questo processo, anche se questa affermazione viene riversata nell'altro processo, è solo l'inizio, voglio dire, di quella che è la notizia, di quella che deve essere l'indagine specifica, scusate, l'indagine e quindi il raccoglimento della prova in quel processo. Ora dico, noi teniamo, io voglio precisare questo, non oltre che per tranquillizzare l'avvocato Russo sul metodo che seguirà questa Corte per quanto riguarda il processo degli omicidi, lo voglio indicare però anche al pubblico ministero, perché significa che l'utilità di quella indagine in questa sede ha un valore assolutamente relativo per il 416 bis, anche per il 416 bis. Ora io dico, più di dare queste indicazioni io non posso fare, è inutile che continuiamo a dire opposizione, ma facciamo così, cos'ha? Ci mettiamo in contraddizione, do queste raccomandazioni, cerchiamo di procedere. Il percorso è, torno a dire, accidentato. Presidente, e quindi cerchiamo di regolarci di conseguenza e con prudenza. Allora, dopodiché la parola al pubblico ministero. Signori, c'è qui l'imputato Avola, proseguiamo sino a... Presidente, proseguiamo dopo, avvocato, per favore. È un discorso un po' diverso. E perciò proseguiamo per altri 20 minuti con l'esame di Avola e poi sospendiamo. Presidente, mi scusi, si riferisce a quanto è accaduto ora, però un po' diverso. Se non ho capito male, il pubblico ministero ha detto testé: sono stati tolti alcuni omissis. Ora io intendo sapere, gli altri che non sono stati tolti si riferiscono a diversi processi, a diversi... Cioè, non lo so, non ci riguarda, avvocata Spinella, questa questione che avete col pubblico ministero ve la discutete negli intervalli. La Corte non ha nessuna competenza, non è chiamata a rispondere sugli omissis dei verbali. Alcuni e non quindi tutti. Procediamo, quello per i singoli fatti c'è la normale dialettica processuale. Il pubblico ministero procede. Allora può fare la contestazione anche sugli omissis, se questo è il concetto, per capirlo noi una volta per tutti. Presidente, il pubblico ministero intende procedere, allora facciamo 20 minuti. Portavoce. Mi faccio portavoce di un'esigenza del mio assistito Tuccio. E Tuccio è allocato in una zona che è sprovvista di energia elettrica, Presidente. E non riesce quindi a, se può essere, Presidente, messo in qualsiasi altro posto dove possa seguire il processo anche... Allora, maresciallo, se può provvedere in qualche modo, veda lei a questa situazione e comunque per le prossime udienze si vedrà. Perché manca ci sono delle lampade che non funzionano oppure... Sì, Presidente, credo di sì. È da sempre, Presidente. Tuccio finora non ha detto nulla per non disturbare la Corte, però ora ormai è da troppo. È dall'inizio dell'udienza che è così, dal primo giorno. Ci mancano lampade nelle celle. Ma dentro le gabbie? Per farle mettere a posto, va bene. Allora, pubblico ministero, con attenzione per favore. Conosce Arena Mario? Non mi sto ricordando. Più vicino al microfono, Avola. Non mi sto ricordando di Arena Mario. Forse non lo conosco per cognome. Senta, lei ha fatto riferimento a Nuccio Coscia. Sì.
mi sa indicare i componenti del gruppo del Nuccio Coscia? No, ne ho conosciuto qualcuno così, Rigano. Lei, Avola, quando venne sentito il 6 maggio 94 alle ore 9, parlando appunto del gruppo del Nuccio Coscia, indica fra gli altri, aveva ricordato, aveva indicato anche il Rigano, Arena Mario. Sì, l'ho conosciuto. Sta ricordando adesso? Sì, sì, l'ho conosciuto, anche in carcere l'ho incontrato. Non è un'amicizia, però era del gruppo di Nuccio. Ricorda quando l'ha incontrato? 6 maggio 94, ore 9, pagina 4. Ricorda quando l'ha incontrato in carcere, Avola? Sì, in carcere, era nella cella 53. E l'epoca in cui l'ha incontrato? 93. Sa dare una descrizione fisica dell'Arena Mario? È magro, alto circa 1,70, così ne in più. Mi ricordo occhi scuri, scuro di capelli, non tanto scuro, castano. Non mi ricordo più. Avola, lei conosce Assinnato Domenico? Sì, l'ho conosciuto in carcere e avevano problemi a Paternò. Lei ha conosciuto lui e il figlio. Il figlio ricorda il nome? No, non me lo sto ricordando. Com'è. Senta, sa se l'assinnata Domenico o il figlio fossero inseriti o meno in qualche organizzazione? Loro avevano una faida a Paternò, dopodiché si sono avvicinati al clan Santa Paola tramite Carletto e Salvatore Cristaldi. Questo come lo sa? Perché quando mi hanno arrestato gli ho procurato, diciamo, l'aggancio quando è uscito con un Salvatore Cristaldi a Picanello. Lei quando venne arrestato? In che anno si colloca questa vicenda? 93. 93. Devono fare lì un omicidio a Paternò e si è interessato Cristaldi e il cognato di Assennato, il genero e il cognato del figlio. E Cristaldi e Giovanni Gomez. Questo omicidio quando si doveva fare? Quando uscivano dal carcere questi assinnati. Ha saputo se poi l'omicidio si fece? Sì. E la vittima la ricorda? No, il cognome non me lo ricordo, comunque era il boss di Paternò. Ricorda la ragione dell'omicidio? Avevano una faida fra le due famiglie, quello diceva che gli aveva assassinato un fratello. Perché questi prima assennati erano vicino ai Ferrera. Ora non mi ricordo il cognome dell'assassinato. Comunque c'era con lui un altro ragazzo che apparteneva al gruppo dei Ferrera. Maurizio Cordaro, mi sembra. Maurizio? Cordaro. Insieme all'omicidio che è stato fatto. Era un duplice omicidio hanno fatto. E gli assinnata rispetto a queste persone, cioè alle vittime, come si collocavano, in che rapporti avevano? Avevano una faida lì a Paternò. Anche nel passato gli assinnata erano in contrasto con queste persone? No, prima no, prima erano tutti con il gruppo di Ferrera. Di Ferrera. E quindi la posizione diversa si è avuta si doveva avere all'uscita dal carcere di queste, degli assinnata? Sì, è uscito il padre e lo ha indirizzato da Salvatore Cristaldi tramite Marcello D'Agata. E poi ho saputo che, cioè tramite il figlio che ci faceva il colloquio i padri, che avevano preso l'aggancio, diciamo, già questa cosa l'aveva discussa Marcello dal carcere, che quando uscivano, solo che loro non sapevano dove dovevano andare quando usciva il padre. E lui indirizzato, io diciamo, gli ho fatto l'appuntamento. Successivamente ha avuto rapporti... Il figlio si chiama Salvatore, se non mi sbaglio. Salvatore Assinnato. Salvatore. Lei successivamente ha avuto rapporti con queste persone, con il Domenico o con il Salvatore? No, il Salvatore mi ha mandato qualche cartolina, tutto lì ad Ancona, tutto lì. Cioè, tutto a posto. Che cartolina le mandò? Tutto a posto, tutto procede bene, ok, queste sono le solite frasi che si possono scrivere, è una cosa che è riuscita, diciamo. Ma faceva riferimento, che lei sappia, a qualcosa di particolare? All'omicidio questo qui fatto a Paternò. Come fa a ricollegare, diciamo, il contenuto della cartolina all'omicidio, al duplice omicidio di Paternò, di cui ha detto?
lo posso collegare perché si era parlato di questo omicidio che loro ci avevano troppo, lo volevano fare a tutti i costi. Questo omicidio la prima volta è andato a vuoto perché hanno arrestato il cognato con una macchina rubata e dopo circa un mese l'operazione è riuscita, ma nel frattempo mi trasferivano e mi manda questa cartolina, tutto è che tutto a posto, tutto procede bene. Ora non mi ricordo le parole esatte, però comunque l'intento era che tutto andava bene. Non ricorda in base a quali elementi lei lo ricollegò subito all'omicidio, allora? No. C'era una frase scritta che non mi sto ricordando, con la freccetta, queste cose che... cioè, mi dava a capire che tutto era andato per il verso migliore. Barcella Salvatore, ex poliziotto. Quando l'ha conosciuto Avola? Io l'ho conosciuto che ancora era in servizio. Cioè in che anno, lo può specificare? 92. Chi? 91, 92. Fine. Chi? 91, 92. Chi? Chi glielo presentò? Me lo presentò a me Franco Stimoli. Ricorda l'occasione in cui ebbe a presentarglielo? Sì, loro dovevano fare una rapina al Banco di Roma, a Catania. Loro chi? Barcella, D'Aquino, Licciardello. Ci avevano questa guardia giurata, diciamo, nelle mani, ci interessavano dei rapinatori per fare questa rapina al Banco di Roma. Licciardello chi? Giuseppe. E la guardia giurata, lo ricorda il nome? Leotta. E sono andati a... non lo so che era, Mister Bianco, comunque nella zona dei Malpassotti. E Franco Stivolo invece dice no, dice, parlando con Marcello, con me, dice li facciamo scendere perché la rapina si deve fare a Catania, e gli presenta Maurizio. E sono scesi e mi ha presentato Barcella e D'Aquino, e poi Pavone e Licciardello contemporaneamente, perché Licciardello lì era parente di un malpassato che lavora all'ospedale Garibaldi, non... comunque avevano questo aggancio. Lei ha commesso reati con il Barcella? Qualcuno. Lo puoi indicare? Abbiamo commesso insieme l'omicidio di Arturo Caltabiano. Che ruolo ha avuto in quell'omicidio il... Io Barcella. Ma lo ricorda? Una 9 per 21. Altri fatti commessi assieme al Barcella ve ne sono? Poi abbiamo organizzato l'omicidio di Emanuele Ventura, Samuele, per motivi che erano legati a una faccenda che lui aveva raccontato a Crisafulli per una ragazza di San Giovanni Calermo. E che ruolo ha avuto in quell'omicidio? Barcella? Sì. Seguivo con la macchina i killer sono state Pavone. Presidente, torniamo allo stesso punto, il ruolo avuto, dove lei ha già spiegato che per l'associazione questa domanda conta poco e niente. Sì signore, ma in questo caso stiamo parlando di fatti di prima mano commessi da Avola, io non posso intervenire in nessun modo, può procedere, può proseguire. C'era Ricciardello e no, Pavone. Soltanto l'indicazione del ruolo, altri fatti? Comunque seguivo con la macchina pulita, diciamo, il killer. Poi ha ucciso il Leotta, lui stesso. Leotta è la... guardia di cui... La guardia giurata e poi come in ordine di tempo, diciamo, l'ultimo omicidio ha fatto De Leo Giuseppe a casa mia. E che ruolo ha avuto in quell'occasione? Ha sparato lui. Ricorda di altri fatti commessi dal Barcella? No, poi dovevamo fare qualche furto, qualche rapina, lì al Banco di Belpasso. Poi mi ha comprato questo appuntamento laser. Quale appuntamento laser? Quello che mi hanno sequestrato quando mi hanno arrestato. Quello cui ha fatto riferimento all'inizio del suo esame? Sì. Dunque, in quell'occasione cosa le fu sequestrato, Avola, lo ricorda? Sì, una parte di una 9x21 mancante di canna, un puntamento laser e un supervisore, 58 milioni e dei proiettili. E il supervisore cos'è esattamente?
È un cannocchiale che si vede di notte, diciamo, le persone. Come ne ha luce infrarossa. Come ne aveva avuto la disponibilità, lo ricorda? Me l'aveva fatto dare al Dorcolano o dalla Malvagna. Come mai l'aveva il Malvagna? Perché lì dovevano fare un omicidio al buio, se l'avevano portato loro, l'avevano a Mister Bianco, ce l'avevo. Ci serviva lui perché ero lì messo vicino alla campagna per fare un omicidio, l'avevo usato e poi me l'ha data a me e me lo sono portato. L'ha dato direttamente a lei oppure l'ha dato ad altra persona che l'ha consegnata a lei? Cioè no, il Malvagna l'ha consegnato direttamente a lei? No, io sono andato a prenderlo insieme a lui a casa sua e poi siamo andati a casa di Aldo Ercolano. A lei cosa... si parlava delle armi, le armi che avevano in dotazione nel passato e che io cercavo un fucile con il cannocchiale perché dovevo assassinare a Siracusa, quartiere Broccos, un collaboratore di giustizia, Vendito, come lo vuole chiamare, lo chiama, che stavo collaborando, l'informazione ce l'aveva data direttamente la moglie. E allora io cercavo questo fucile con il cannocchiale, cosa che Malvagna dice che non aveva. Allora era nell'altro gruppo di armi a Mister Bianco. E ricorda il nome del collaboratore, della persona che stava collaborando? No, so il quartiere e la zona che lo doveva fare, però no, l'informazione l'aveva data la moglie stessa. Cioè il problema era di Giambapo e di Nedulo in Denise. Cioè poteva creare problema a loro, non a noi a Catania. Non mi ricordo il cognome. Comunque l'informazione l'aveva data la moglie, era il primo piano. Questa è una delle ultime cose, perché poi mi hanno arrestato. Battaglia Salvatore lo conosce? Sì. Può dire la Corte se il Battaglia sia o meno inserito in qualche organizzazione? Sì, appartiene al gruppo di... No, dirige il gruppo del bullying, uomo d'onore dal 90. E abbiamo commesso qualche omicidio insieme. Chiedo scusa, Avola, può ripetere il nome della persona di cui sta parlando? Santo Battaglia. Come? Santo Battaglia. Io le avevo chiesto di Salvatore Battaglia. Ah, il fratello, mi scusi. Si appartiene allo stesso gruppo del fratello, non è uomo d'onore, ha fatto diversi omicidi, che so io. Uno in particolare mi ricordo quello lì di... del fatto che gli avevano assassinato un fratello. Hanno ucciso a San Cristoforo un'altra persona, non mi ricordo il cognome, come lo chiamavano, Zorro, il soprannome. Chiedo scusa, non ho sentito, Avola. Mi sembra che si chiamava come soprannome Zorro. Il fratello di chi? Di Santo Battaglia, no, quello che ha ucciso il fratello di Santo Battaglia. Un altro fratello ancora che è morto verso nell'82. E quindi, se può ripetere quali fatti si sarebbe reso responsabile il Salvatore Battaglia? Salvatore Battaglia, di questo omicidio... Poi ha partecipato all'omicidio di un certo Mongolo, non mi ricordo ora come si chiama il cognome. Senta una cosa, il primo omicidio di cui ha detto, questo del certo Zorro, quando, in che anno si sarebbe consumato? Sempre 93, o 93 o fine 92. E come sa che il Salvatore Battaglia è andato ad occuparsene? Lo stavo cercando io e Santo Battaglia, ci avevano dato l'informazione che era verso l'aeroporto, però no, la persona era quella, poi... Non mi sono curato più io, però Santo mi raccontò che lei era stato lui e Maugeri. Maugeri, Giovanni Tropeli, il gruppo di loro. Senta, lei stava riferendo all'omicidio del Mongolo. Il Mongolo. E questa persona chi sarebbe? Era vicino al gruppo di Villaggio Sant'Agata. Era vicino a Salvatore Santapaolo, però poi è passato un po' nel gruppo di Santo Battaglia per un periodo di tempo. E la ragione dell'omicidio? Ma dicevano che si drogava, prima di fare gli omicidi tirava cocaina. E come sa che il Salvatore Battaglia era fra i responsabili? Me l'hanno raccontato, suo fratello, lui stesso, non mi ricordo, ora eravamo lì nel gruppo e si stavano curando di fare questo omicidio per attirarlo verso Sant'Agata, Villaggio Sant'Agata, per assassinarlo. Erano con gli spini. E raccontato, diciamo, su per giù come è andato. In che anno si sarebbe verificato questo omicidio? Credo sempre 92. Lei direttamente ne ha commessi i reati con il Salvatore Battaglia? No, direttamente no. Di altri fatti dei quali si sarebbe reso responsabile il Salvatore Battaglia? No, ora non mi ricordo. Lei ha avuto modo mai di discutere col Salvatore Battaglia di fatti attinenti alla vostra organizzazione? Sì, si parlava, ora non sto qui a ricordarmi di che cosa parlavamo, però ci ho parlato con Salvatore Battaglia.
stava riferendo di Santo Battaglia poc'anzi. Sì. Lei quali fatti ha commesso con il Santo Battaglia? Con Santo Battaglia abbiamo curato l'omicidio dei fratelli Marchesi insieme, perché lui dava da fatto da staffetta quando si doveva strangolare Franco Garilli. Chi è Franco Garilli? Era vicino a Salvuccia Marchese. E poi è stato commesso questo omicidio? Sì, nel frattempo che noi altri sparavamo ai fratelli Marchesi, e nel frattempo partiva Umberto Di Fazio con un vespone e dava il segnale a Santo Battaglia di fare strangolare tramite Natale di Raimondo e Pappalardo e Brangiforte e il Garilli. Presidente, vuole rilevare l'opposizione? Stiamo scendendo non nel momento del fatto, ma addirittura sulla dinamica stessa del fatto. Possiamo passare ad altro. Poi abbiamo fatto un altro omicidio con Santo Battaglia insieme. Quale? Avola, lei indichi, ecco, il nome della vittima e la ragione dell'omicidio. La ragione dell'omicidio si chiamava questo ragazzo Saro Bosso, il cognome non me lo ricordo. È stato strangolato dove erano le tante squillaci. Martidina. Dove? Martidina era del gruppo di Mister Bianco. In che anno? Sempre nel 92, l'abbiamo strangolato lì a casa di... Io, Santo Battaglia, Tropea. E la ragione di questo omicidio? Dice che era confidente della polizia. Altri fatti? E poi ho saputo di altri omicidi di lui fatti. Se puoi indicare... Queste dei Pidari, Giordano, quello del Mongolo, altri un paio di omicidi che ora non mi ricordo. Può indicare i componenti del gruppo del Santo Battaglia? Sì, è Santo Battaglia stesso, suo fratello Salvatore, Giovanni Tropea, Maugeri. Maugeri come? Non mi ricordo come si chiama il nome. Raimondo Maugeri. E poi un altro di un paio di ragazzi affiliati che non mi ricordo i cognomi. Comunque diciamo che i quattro killer erano questo qui. Questo gruppo di cosa si occupava specificamente? Ma che sappia io, facevano le rapine. Cioè Santo Battaglia, droga, cose, era un altro ragazzo come me che non è trattato. Cioè non ho saputo mai niente di droga. Anche se è stato imputato per droga, lui giurava e giurava che era innocente. E ci credo, perché non aveva motivo di dirmi. Senta, lei conosce un certo Blancato Giuseppe? Sì, credo che sia il dottore. Il dottore. In che rapporti era, se ne aveva, con l'organizzazione vostra? E curava a Santa Paola dove era latitante per l'insulina, per le cose, se si sentiva male. Ricorda in che occasioni l'ha incontrato? No, non me lo ricordo. Le è stato mai presentato personalmente? Sì, ci andava alla clinica con Aldo, con Marcello, cioè si metteva a disposizione per le... qualsiasi cosa ci serviva, però informazione, cose non me ne date mai. Boninelli Carmelo, lo conosce? L'ho conosciuto in carcere. Sa chi è? Sa se è inserito in qualche organizzazione? No, io sono soltanto detto da Pippo Mirenna che era lui che gli ospitava Santa Paola, che era un amico e tutto qui, oltre non so. Quando l'ha conosciuto in carcere? Quando era stato Santa Paola. Boninelli Maurizio lo conosce? La stessa cosa. Quindi quella è la prima... Da chi le fu presentato in carcere? Da Mirenna. Lei ha parlato direttamente con il Boninelli Carmelo, con il Boninelli Maurizio? Sì, gli ho consigliato di spostarsi di stanza perché lì era una stanza di ragazzi di Santa Paola e Malpassote... per evitare che avere meno credibilità, diciamo, che lui aveva dato ospitalità a Santa Paola. Come consiglio glielo ho dato.
però non sono mai sceso in particolare se lui andava da Santa Paola o non ci andava. Bosco Mario lo conosce? No. Alfio Campanella? Cugino di Carletto, sì. Fa parte, che lei sappia, qualche organizzazione? Era vicino a Carlo. Aveva il portadarmi, ci faceva da scorta a Carletto. Lei in che anno l'ha conosciuto, l'Alfio Campanella? Mi ricordo era l'88-89. Lei ha mai commesso reati con Alfio Campanella? No. Sa che ruolo avesse l'Alfio Campanella all'interno dell'organizzazione, del gruppo? No, lui ci faceva il favore a suo cugino, non faceva secondo me parte del gruppo. Che tipo di favori faceva? Ma se gli spostava la droga, le cose, ma a livello di favore a Carlo, no, all'organizzazione. Che spostava la droga, come lo sa? Ma non mi ricordo, una volta in un'occasione ero a casa di Carlo e ho sentito questa discussione di andare a prendere la roba e di portarla in un altro posto. Però che mi risulta che faceva parte dell'organizzazione, no. Campanella Calogero, quando l'ha conosciuto? Conosciuto nell'82 in carcere. Lei ha commesso reati con il Campanella? Sì. Può indicare alla corte quali? Abbiamo organizzato rapine, abbiamo fatto omicidi. Cominciamo dagli omicidi. Quali omicidi ha fatto assieme al Campanella? Presidente, c'è opposizione. Può rispondere. Se può indicare... Abbiamo strangolato Franco Lombardo in un appartamento in via Duca degli Abruzzi. In che anno questo? 90, 88, 89, 89. La ragione la ricorda? La ragione l'ho spiegata mezz'ora fa io. Era perché questo qui era lo sgabello, si sentiva di essere il padrone e poi quando gli dicevano di incontrarsi con Carlo... Tutto che si atteggiava come se Carletto non era nessuno a Catania. E poi è stato il primo morto, diciamo, per la faida con i Ferrer. E la vicenda del pesce a cui lei faceva riferimento poc'anzi? Sì, sì, sempre quella vicenda. Per Franco Lombardo. Poi, non lo so, abbiamo discusso insieme il fatto della strage del Montescel e un altro agguato, un certo Di Bella. All'epoca della strage di Montescel, o della discussione per la strage di Montescel, che ruolo ricopriva il Campanella all'interno dell'organizzazione? Capodicina. Continui, ricorda altri fatti? No, poi ogni volta che io facevo qualche omicidio dovevo passare da lui. Abbiamo fatto un omicidio vicino a casa mia, Di Bella mi sembra si chiamava. E Carletto lo sapeva, altri omicidi, quasi tutti gli omicidi che Carletto era fuori passavo da lui. Anche per l'altro dei fratelli Pelorosso di Aci Catena sono passato da lui. Certo, mi doveva mettere i regoli, dicevo, non potevo fare di testa mia. Sono tanti i reati che ho fatto con Campanella, ora in 10 minuti non me li ricordo. Sentavola. Lei ha detto che il gruppo di Piganello si occupava di droga, ricorda? Sì, che sapevo io, sì. Lei sa se il Campanella si occupasse di droga? Sì. Presidente, la domanda nuoce alla gerenzia della risposta. Però è da stamattina che... Sì, stamattina aveva parlato del gruppo Campanella, la sequenza delle domande nuoce alla genuinità della risposta. C'è opposizione comunque, la Corte deciderà. Si rigetta, può rispondere. Sì, si occupava di droga, era uno dei più grossi trafficanti a Catania. Come lo sa questo? Io lo so, perché ne parlavo con Marcello, lo sapevo, ma non so giustificare come lo so, ma lo so. Lei ha fatto riferimento all'episodio dell'Alfio Campanella che doveva andare a spostare la droga, ricorda? Sì, io mi ricordo un particolare che era a casa di Carletto e parlavano di questa droga, di spostarla di dov'era e basta, non so più niente su Alfio Campanella. Lei ricorda in che epoca si verificò questo episodio? Ma credo che era verso l'89. Altri reati commessi con il Campanella? Lo sto dicendo, qualsiasi omicidio facevo io passavo da lui. Al di là degli omicidi?
mi ha invitato in una rapina a Bari, una posta centrale a Bari, mi ha detto se volevo partecipare, gli ho partecipato, poi ho avuto il tramite sempre da lui per la rapina al Banco di Ragusa, mi ha presentato Privitera, altri ragazzi del gruppo dei Cursotti, poi lui l'hanno arrestato. E gli ho mandato i soldi con Salvatore Cristaldi, se li dovevano dividere. Lei stamane, anzi nel primo pomeriggio, ha riferito della vicenda Standa e della vicenda Sigros, ricorda? Sì. Può ricordare, Avola, chi sono le persone con le quali ha avuto contatto per queste due vicende? No, non me lo ricordo. Questi due episodi ricorda approssimativamente in che anno si sono verificati? In che periodo? No, io non me lo ricordo. Campione Andrea lo conosce? Chi? Campione Andrea? Sì, era il vecchietto che mi riferivo io stamattina di Viale Ionio. Di Viale? Ionio. Questa persona che lei sappia è inserita in qualche organizzazione? Sì, nel gruppo di Mangion. Mangion chi? Francesco e Pippo. Sa di cosa si occupa il campione Andrea? Di droga. Lei ha avuto mai rapporti diretti con il campione Andrea? No. Sa di fatti specifici commessi per conto dell'organizzazione dal campione Andrea? No. So che trafficava in droga per parte di Mancio. E questo come lo sa? E perché si vociferava, insomma, io parlavo con Marcello, con qualcun altro. Le è mai stato presentato il campione Andrea personalmente? No, a me non mi interessava né il campione né nessuno. Io me la facevo alla larga della droga, questi personaggi. Cannizzaro Rosario lo conosce? Sì. No, Cannizzaro Rosario no. Sebastiano Cannizzaro io conosco. Senta, lei ha fatto riferimento a Caponnetto Anastasio, lo ricorda? Sì. Lei ha detto che era socio di Aldo Ercolano. Sì. I rapporti fra il Caponnetto e l'Ercolano, lei come li conosce? Andavo certe volte alla superesse insieme a Aldo, allora ci andavo a trovarlo lì. Sapevo che era un suo socio. Lei ha assistito mai a discussioni fra l'Ercolano, fra Aldo Ercolano e il Caponnetto? Sì, quando parlavano insieme parlavano di lavoro, di cose, che l'azienda andava male. Quando poi Caponnetto se ne andava, Aldo andava su tutte le furie. Caruso Antonino lo conosce? Non mi ricordo. Aspetta, mi sposto una cosa. Caruso. Caruso Carmelo? Neanche. Caudullo Giuseppe? Neanche.
Francesco Cesarotti. Me l'hanno presentato come uomo d'onore. Ricorda in che anno le fu presentato come uomo d'onore? Credo nel 90. Ricorda il luogo? È sceso al Model, che gli avevano rubato un mangianastri lì a suo figlio in via Messina. In quell'occasione me l'hanno presentato. Ricorda che ruolo, di cosa si occupasse all'interno dell'organizzazione? No, gli davo ospitalità a Santa Paola, altre cose che io non so, curavo gli interessi di Santa Paola, ma non so. Cesarotti Giuseppe? La stessa cosa. La stessa cosa in che senso? Non so che reati ha fatto o non ha fatto, so soltanto che è uomo d'onore della famiglia Santa Paola. Le fu presentato? Sì. Ricorda dove? In un'altra occasione, ora non mi ricordo. Coco Carmelo. Se può indicare. Coco Carmelo si è avvicinato verso l'88 e lavorava come barman, poi si è messo a fare qualche furto, poi piano piano si è inserito nell'organizzazione tramite me e Marcello. In quale gruppo? Gruppo di Ognina. Ha fatto qualche rapina. Lei ha commesso reati con il Coco Carmelo? Sì. Può indicare la corte quali? E abbiamo fatto qualche furto in qualche De Sigros a Catania, qualche rapina, una rapina in Corso Sicilia, poi ho mandato a fare un'altra rapina in Liguria, poi ha partecipato all'omicidio di Samuele Ventura, faceva di staffetta. Poi me l'ho portato anche nell'omicidio di Arturo Caltabiano. No come killer, ma come sempre staffetta. Due omicidi. Senta. E poi raccoglieva gli stipendi. Gli stipendi è quello che ha già riferito, sì, stamattina. L'estorsione. Cocuzza Antonino? Lo conosco. Gruppo Mattidina. Ha commesso mai reati con il Cocuzza? No. Sa di cosa si occupava il Cocuzza all'interno dell'organizzazione? Era un affiliato del gruppo di Squillaci. Lei quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in carcere. Quando? Nel 93. E che era appartenente al gruppo di Squillaci, come lo sa? Me l'ha detto lui. Sa di fatti dei quali si sarebbe reso responsabile il Cocuzza Antonino per conto dell'organizzazione in cui è inserito? No. Cocuzza Nunzio lo conosce? È il fratello più grande. Sa se fa parte di qualche organizzazione? Sempre del gruppo di Mattellini. Come lo sa? Me l'ha detto lui. In che occasione, non ricorda? A carcere, era nella stanza dove ero io. Perlomeno erano in altre stanze e poi me le sono messe nella stanza dove ero io. Senta, lei ha conosciuto un certo Potenza Luigi? Potenza? Sì. Che è il poliziotto lì della guardia carceriere? Sì, l'ha conosciuto? Ah sì, carcere di Catania. Che rapporti ha avuto con il Potenza? Ci sono litigati. La ragione la può spiegare? Sì, io ero a colloquio, avevo dimenticato di dirgli a mia moglie per portarmi l'accappatoio, ancora avevo la porta mezza aperta e questo qui mi prende per il braccio, dice avanti, ma poi glielo dice l'altra settimana, forza che mia, aveva un tipo così che parlava, era spavaldo. E lì non gli ho detto un sacco di brutte parole, lui mi ha portato alle celle, mi ha fatto spogliare, io lo provocavo sempre, se mi devi dare botte meglio di ora non c'è, lui mi diceva che si malancino, non si malancino, e ci diceva finiscila. Finisce la che è meglio per te. E poi, non lo so. Ebbe un seguito questa vicenda? Sì, perché poi mi sono interessato per farlo assassinare. Ricorda come si interessò, con chi prese contatti lei? Io presi contatto con Gaetano Di Bella, perché c'era suo cognato che era detenuto lì.
e gli disse se mi faceva il favore Salvatore Cristaldi. Dopo un paio di mesi l'hanno assassinato a Catania. Senta, ricorda se prese contatti per questa vicenda anche con qualcun altro? Sì, lo sapeva Marcello. Scusa, a partire da questo momento credo si possa fare opposizione, perché si chiede di circostanziare il fatto che non è oggetto di contestazione in questo procedimento. Verbalizziamo l'opposizione, che io rigetto, perché stiamo parlando sia della posizione dell'imputato Avola che della posizione dell'imputato Cocuzza. Proseguire. Sì. Ricorda se ebbe a parlarne con qualcun altro all'interno del carcere di questa vicenda di Potenza? Sì, ne ho parlato con Antonino Cocuzza. Se si potevano interessare uscendo per dirglielo a Salvatore Cristaldi di non dimenticarsi la promessa che aveva mandato a dire con come mai ne parlò con Antonino Cocuzza? Perché era l'unico che stava uscendo, ero un ragazzino di 18 anni e mezzo, così stavo uscendo, ero mutato per reato minore. Ci si va a Picanello e ricordagli a Salvatore la promessa. Ricorda se il Cocuzza si attivò in tal senso? O credo comunque ha avuto risposte in tal senso? Sì, la risposta è avuto esito perché l'hanno ammazzato. Con la Gianni Michele lo conosce? No. Comis Giovanni? Comis Giovanni, sì. Sa se appartiene a qualche organizzazione? Al gruppo di Picanello. Quando l'ha conosciuto, lo ricorda? Verso l'88. Lei ha commesso reati mai con il Comis Giovanni? Sì, abbiamo ucciso quei ragazzi a Mister B, ad Aci Catena. Poi lui ha fatto quello di Colombrita. Come si chiamavano quei ragazzi, come lo soprannominati? Pilo Rosso. Poi stava dicendo? Poi lui aveva partecipato all'omicidio Colombrita. Questo poi, come lo sa? Me l'hanno raccontato. Ricorda chi glielo raccontò? Lo sapevo, ma me l'ha raccontato anche lui, però lo sapeva di lei e me l'ha raccontato. E altri omicidi ha fatto... partecipato a un altro omicidio che ora non mi sto ricordando. Gli altri fatti commessi con lei non ne ricorda? Sì, abbiamo fatto la rapina a Bari insieme. In che anno? Mi sembra che era il 92. Poi abbiamo fatto una finta rapina per conto di Naiello, ci ha mandato Carletto e c'era anche lui. In che senso questa finta rapina? Perché gli dovevamo fare il favore per l'assicurazione. C'era una gioielleria in Vietta Nera, estivo. E abbiamo simulato la rapina, però la rapina l'abbiamo fatta veramente. Perché c'erano gli impiegati e poi ci ha regalato 500 milioni. E chi vi ha regalato 500 milioni? Aiello. E fra Aiello e Restivo che rapporto c'è? Ma c'è una parentela lì, la San Carletto, la storia, non lo so. Sono parenti, so. Di quale Aiello stiamo parlando? Del genero di Gracie. In che anno si è verificato questo episodio? Nel 92, era estate 92. Senta, lei ha conosciuto un certo Micheleddo? Micheleddo? Sì. Non mi ricordo. Di Safulli Francesco? Sì, l'ho conosciuto. Ha qualche soprannome? Cagazza. Sa se è legato al rapporto di parentela con qualcuno dell'associazione? È cugino di Tuccio Salvatore. Ha commesso reati assieme al... Sì, la rapina alla posta centrale. Quale? Quella dell'84? 84, sì. Ha commesso altri reati? Insieme a lui no, però so qualche omicidio che ha fatto lui insieme a Di Leo. Quali omicidi? Ne ha fatto uno a Semberillo, non mi ricordo chi hanno assassinato, mi sembra un certo Pistorio. Pistorio. Poi? E poi altri reati, altre rapine che faceva insieme a Di Leo, Banco di Sicilia. Gli altri fatti di sangue? No.
come ora non mi ricordo. Comunque li ha fatti. Era inserito in qualche gruppo in particolare? Sì, negli ultimi tempi se la faceva lì con suo cugino ad Aci Castello. Suo cugino chi? Salvatore Tucci. Partecipato all'omicidio di Maurizio Romeo, poi all'omicidio di uno dei fratelli Calì, alla circonvolazione di Corso Indipendenza, insieme a Comes, a Di Leo, Salvatore Santapao e poi altri che ora non ricordo. Questo omicidio che è avvenuto, che sarebbe avvenuto a San Benillo, di cui lei ha detto, identificando la vittima con questo tal Pistorio, perché era stato condotto? Innanzitutto è sicuro del nome della vittima? No. E perché sarebbe stato commesso questo omicidio? Ma lì era cosa di Mangiano che dava fastidio nella zona dove era lui, Corso Indipendenza. Poi era uno spacciatore di droga, poi dice che era... Chi era spacciatore di droga? Questo qui, il morto, dice che faceva estorsione senza autorizzazione. Comunque per questo morto è andato a finire in galera Aldo Ercolano quando l'hanno arrestato per la pistola. E un poveretto è morto perché io ho sbagliato insieme a Fontanino. E ci vuole raccontare un po' l'episodio dello scambio di persona e l'episodio dell'arresto di Ercolano? Prima c'era andato per ucciderlo io e Aldo Ercolano, ci dovevamo vedere a casa di Licciardello, dove era la detante Mangion. Licciardello chi? Il cognato di Mangion. Però strada facendo abbiamo incrociato una pattuglia sulla circonvolazione. Aldo si premura a correre, però aveva una Fiat 1 intestata a sua madre, era una, mi sembra, diesel. Comunque io butto le pistole e esplode un colpo e la pattuglia si allontana. Io scendo dalla macchina e scappo e viene arrestato soltanto Aldo Ercolano. Forse era la prima volta che lo arrestavo. Sa questo episodio quando è avvenuto esattamente? Credo 83. No, credo, sono sicuro, 83. La prima carcerazione si è fatta Aldo Ercolano. E, mi scusi, questo fatto... No, 84. 84 perché i giornali portavano rinvenuta la pistola dell'omicidio Fava. E già l'omicidio Fava era stato fatto, era 84. E... Quindi lei riuscì a sfuggire? Sì, dopodiché mi sono riorganizzato con Marcello, con Giovanni Fontanino e questo poveretto che si ritrova nello stesso stabile, per sua disgrazia aveva la stessa macchina, aveva le stesse abitudini del morto. Cioè arrivava, era una 112 Havana, arrivava e suonava. Il segnale era proprio quello lì, quando questo qui arrivava aveva il vizio che suonava alla moglie, alla madre. E Giovanni Fontanino mi fa segnale, dice questo è. E io sono uscito dalla siepe e ho sparato 6 colpi di 357. Dopo che ho finito di sparare dice no, non è lui. Ce ne siamo andati, ero io, lui, Franco Giammuso. Comunque proprio un lavoratore era. Sa la vittima se era conosciuta da componenti dell'organizzazione? Sì, da Mangian. Mi ha detto poi che gli ha mandato 50 milioni alla famiglia, alla vedova. Era conosciuta, addirittura forse era parente in fuori di Mangion. O parente in fuori, comunque lui lo conosceva. Mi ha detto che si interessava per la vedova, gli ha mandato questi 50 milioni. Sì, c'era anche Piero Puglisi. Dove era Piero Puglisi? Per questo omicidio. Vabbè, comunque, non fa parte. Lei stava accennando ad alcune rapine, ricorda in particolare qualcuno di queste rapine? O forse l'ha detto e mi sono distratto? Stavo parlando per Crisafolli, no? Sì. Sì, diciamo quella della posta centrale. Poi ne ha fatte tante rapine, banche piccole, grosse. Oltre quella? Ne ha fatta la Santa Venere di Aci Catena, poi un'altra Aci Castello, mi sembra. Comunque era un rapinatore. Cristaldi Salvatore. Picanello. Picanello cosa significa? Uomo d'onore del gruppo di Picanello, insieme a Carletto Campanello. Sa quando è stato fatto uomo d'onore? Nel 90.
Chi è che le ha riferito questa circostanza? Me l'hanno presentato, mi hanno detto chi era il suo padrino. Purtroppo era una regola. Purtroppo? Era una regola presentare quando veniva fatto un uomo d'onore. Cioè era una regola, cioè che ogni uomo d'onore nuovo veniva presentato agli uomini d'onore, mi faccia capire? Sì, in presenza di un altro uomo d'onore doveva essere presentato quello che era stato fatto nuovo. E da chi le è stato presentato? Ora non mi ricordo, sarà da Carlo, da Marcello, non me lo ricordo. Né sa chi sia stato il suo padrino? No, il padrino è stato Carletto. Lei ha commesso reati assieme al... Sì, qualche omicidio ho fatto insieme a lui. Quali omicidi? Ha partecipato anche lui all'omicidio dei fratelli Pelorosso, poi abbiamo fatto un omicidio vicino il Garibaldi, un altro omicidio in Viale Kennedy. Altro omicidio? In Viale Kennedy, in un certo Pistorio. No, come esecutore materiale, ma eravamo nella macchina armata. Gli altri fatti di sangue? No, poi... Altri omicidi che ora... C'è tempo. Ti ha detto che il gruppo di Carletto Campanella si occupava di sostanze stupefacenti. Sì. Sa quali personaggi del gruppo si occupassero del traffico di sostanze stupefacenti? Tutti quanti? Così tutto il gruppo. Tutto il gruppo. Sì. Quindi Cristaldi Salvatore si occupava anche lui? E come fa a saperlo con riferimento a Cristaldi Salvatore? Io so che il gruppo di Picanello maneggiava droga, ma Cristaldi no, da ora, anche da prima. Cristaldi venerando? Sì. Lo conosco, non è uomo d'onore, ha partecipato per sua bocca, come mi ha detto lui, era vicinissimo all'omicidio dei fratelli Marchese, dice che era in zona. Chi gli ha detto questo? Me l'ha detto lui. Però io non l'ho visto. Cosimano Maurizio lo conosce? No. Cutispoto Edoardo? Sì. Quando l'ha conosciuto? Mi ha presentato Samberi. So che faceva rapina, ha fatto qualche omicidio. Si era presentato Samperi quanto? Ma sarà scendendo al modello, sono andato io al campo Ulisse dove giocavano il pallone. In che epoca gli era presentato? Credo 88-89. Sa se è inserito in organizzazione criminale? Sì, il gruppo di Piero e Claudio Samberi, Masca Lucia. Poi scendevano a Picanello, poi c'è una parte del gruppo sarà di Cracagnolo, che erano tutti insieme. Sa di altri fatti? No. So che ha fatto un omicidio a Masca Lucia insieme a Arena, Giovanna Arena. Quale omicidio? Ma ora il cognome non me lo ricordo. In che periodo e per quale motivo venne commesso questo omicidio? Il motivo, come mi hanno detto a me, era per un vecchio rancore che aveva a Santa Paola con questa persona, erano due fratelli che non mi sto ricordando momentaneamente il cognome. Erano assassinato vicino a un chiosco dell'acqua, lì a Masca Lucia. E chi è che gli ha riferito di questo omicidio? Ma non mi ricordo, è che uno si informava, diciamo, quando c'era quel cazzo nuovo, se aveva fatto qualche cosa, e venivano raccontate, se aveva fatto qualche cosa. Anche se era vietato, diciamo, raccontare le cose degli altri, però la regola che non è stata mai messa in regola, questa cosa.
se uno chiedeva e poteva chiedere, qualcuno sempre lo diceva che si aveva fatto omicidi, se non l'aveva fatto. Sbagliatissimo come regola, però è andato così. Cioè, che significa sbagliatissimo come regola? Perché se uno parla delle cose degli altri, oggi io mi ritrovo a sapere tutte queste cose quando ne potevo sapere di meno della metà. Lei conosce tale Maurizio Bedru? Sì, l'ho conosciuto a Montepò. L'ha conosciuto? A Montepò. Quando l'ha conosciuto? Ho conosciuto per via che dovevo fare una rapina ad Alessandria. L'ho invitato come... Infatti ne aveva parlato stamattina. Sì, mi ha parlato stamattina. E inserito... Nel gruppo di Natale di Raimondo. Sa di altre rapine commesse dal... dal Maurizio Bedru? No, so soltanto che era in zona quando era stato suo fratello, che stavano facendo un'altra rapina. Suo fratello chi? Fratello di questo qui, di questo Maurizio. Ed è personaggio anch'egli inserito nell'organizzazione? Vicino a Natale di Raimondo. Ragazzi che fanno rapine, che partono da Montepò e fanno rapine ai tir, alle banche, in gioielleria. Ce lo sa descrivere fisicamente, per favore? Sì, alto oltre 1,70, biondo, occhi azzurri, snello, perlomeno all'epoca, al 93, ora non lo so in che condizione. Lei ha parlato stamattina dell'omicidio, così incidentalmente, l'omicidio di Licciardello, di Pippo Licciardello. Pippo Licciardello, cugino di Mangio. Ecco, il Pippo Licciardello aveva un fratello, Mimmo. E sa che fine ha fatto Mimmo Licciardello? Sì, l'hanno assassinato dopo il fratello. E per quale motivo è stato ucciso? E perché dice che questo qui si arricchiva con il nome di Santa Paola, metteva le macchinette da gioco, si era fatto centinaia di milioni sfruttando il nome di Santa Paola. All'epoca mi risultava anche a me che effettivamente questo metteva macchinette di videogiochi, poker, e usava il nome di Mancio o di Santa Paola. E lei come sa di questo omicidio? Ma noi prima lo dovevamo fare noi altri, perché ci dovevamo salire fino a casa, invece poi si è interessato Giovanni Comas, Venerando... In zona c'era Santo Battaglia, Tropea. Venerando chi? Cristaldi. Comunque a sparare è stato Giovanni Comas. Lei ha conosciuto Antonino Paratore? Sì, ballerino. Sa che fine ha fatto? È stato assassinato al bar delle Palme, sul lungomare di Catania. Sa il motivo per cui è stato ucciso? Ma dice che gli avevano fatto le truffa, mangiano cose di droghe, poi era chiacchierone. E come fa a sapere, a essere informato di questo omicidio? Ho partecipato all'omicidio. Ero io, Cristaldi, Di Leo, Maccaroni. Cristaldi chi? Salvatore, Giovanni Gomes. Conosce... tutti questi omicidi che dico io, sempre faccio riferimento che ne sa sia Aldo Ercolano che sia Carletto Campanella, vice rappresentante. Cioè, non ho capito, mi scusi. Cioè, di tutti questi omicidi che sto parlando io. Eh? Io faccio responsabile sia a Marcello, sia Aldo e sia a Carletto, perché loro lo sapevano tutti e tre. Cioè, loro erano al corrente. Certo, tutti e tre chi? Vice rappresentante, consigliere e capo di cena. Cioè, lei dice di questi omicidi di cui ha parlato sinora erano tutti informati? Cioè, se io ho fatto 50 omicidi, Marcello D'Agata ne ha fatti 51. E perché quell'uno in più che cos'è, mi spiego? Sarà che ne ha fatto qualcuno personale per lui. Conosce Bagli Giovanni? Come? Bagli Giovanni. L'ho conosciuto. Aveva qualche soprannome? Sì, Amare Verna. Sa che fine ha fatto? È stato strangolato. Per quale motivo è stato strangolato? Mi hanno fatto un favore a me. Che tipo di favore? Perché hanno fatto un favore a lei?
Io ho avuto discussioni in carcere nell'82, ho avuto discussione con lui, con San Filippo, con suo fratello Ignazio Tranquillo, Ignazio Bonaccorsa si chiamava. E uno a uno era cugino, mi scusi, le ha detto cugino? Ignazio Tranquillo era cugino? No, era fratellastri con San Filippo e Bonaccorsa. E allora, ritornando a questo favore che le hanno fatto, perché le hanno fatto, chi è stato a farle questo favore? Il favore me l'ha fatto Santo Battaglia.